Dimmi. Ciao Giampaolo. Ciao Claudio, ciao Francesco. Ah, io penso che la differenza tra il monoteismo e il politeismo è sinteticamente è il fatto che nel monoteismo ti dico tu vieni qua che io ti insegno, stati zitto, non aprire la bocca perché adesso io ti dico la verità e quindi devi ascoltarle tutto qua e a te se mi interrompi. Tant'è vero che quello lì predica per un'ora in chiesa e tutti gli altri zittiscono, nessuno può alzare la mano e rispondere. Io vedo nel politeismo una forma libera dove uno si crea il rito da solo dentro di sé. Sì. Ed è libero, e questa è la libertà, proprio indipendentemente che io anche sia o no panteista, che sia monoteista o politeista, io vengo lì, guardo e immagino quello che voglio e mi faccio mio il rito in quel momento e me lo godo, me lo faccio come voglio io, perché veramente l'immaginazione, gli do sfogo alla mia immaginazione che può essere discutibilissima, ma non può dirmi uno che è sbagliata o giusta, è esatto. Quella che in quel momento io il mio intimo mi suggerisce. Beh, scusa Paolo, tu hai visto una nostra devotio, no? Certo. Allora, già quello ti dice tutto, certo. No? Ma veramente è la massima libertà di espressione intima dove nella comunione, perché siamo insieme, però ognuno fa quello che vuole e interpreta quel momento, cosiddetto magico, fra parentesi, come vuole lui, senza nessun dogma. Senza uno che ti imponga a dire oh devi seguire questa e basta. Certo, esatto. Ciao, 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 ciao. Sì, ma difatti in ogni rituale non esiste uno schema codificato e che ti impone e ti obbliga in questa direzione. Esiste sempre la volontà e il piacere del singolo, esiste il desiderio del singolo, cioè nel senso che anche come è emerso nel convegno, più di qualcuno ha detto chiaramente che le persone hanno inventato la vicca, ma l'invenzione non è una cosa di negativa, è sempre la capacità di ogni singolo individuo, di ogni comunità, di ogni persona di essere capace di osservarsi attorno. E d'altronde il paganesimo o tutte le forme non monoteistiche partono sempre dalla capacità dell'individuo. Scusate per chi ha il telefono, ma Claudio è dovuto uscire un attimo dalla regia, perciò non posso rispondervi. La capacità appunto di ogni individuo proprio è sempre questa, è la capacità di percepire, di osservare, di trasformare, di comprendere, di analizzare e di entrare in contatto. E di conseguenza entrare in contatto con le cose significa sempre essere capaci di comprenderle. Ma questa comprensione non può essere data da altri, questa comprensione è data dalla mia capacità di osservarle o di avere elementi, di avere informazioni e dalla mia capacità di creare un legame o di legarmi a queste cose. E per questo è sempre importante che ogni individuo sia capace, abbia gli strumenti, abbia i mezzi per affrontare l'esistenza e affrontare ogni aspetto dell'esistenza. Salve che mi metti in diretta. Beh, dai, dimmi. Niente, io volevo chiedere se fosse possibile una volta assistere ad un vostro rito, perché io vi ascolto sempre quando posso e sto cercando di capirvi, mi piacciono molto le cose che dite e mi piacerebbe una volta assistere a un vostro rito se è possibile, con l'aspettatore, voglio dire. Noi i riti mettiamo servizio fotografico in internet. Per cui tu andando su internet li puoi trovare. E quando viene eseguito il rito, di solito non facciamo mai venire spettatori estranei, diciamo così, anche se dopo magari da strada ci guardano, ci vedono, non è questo il problema, perché è un momento intimo, sì, diciamo, no, così, delle persone, capisci? Però normalmente tutti quelli che partecipano ai cosi, ai nostri dibattiti, eccetera, dopo che li conosciamo, magari possono anche venire, capisci? Cioè, non, importante che la persona la conosciamo, sì, ecco. Perché dico, è un momento intimo anche delle persone che partecipano al rito, e dopo mettiamo le fotografie, facciamo tutto, però in quel momento è un momento magico, insomma. Ecco, quando è che fate i prossimi dibattiti? Perché io allora, il prossimo dibattito sarà sabato 25 ottobre alle ore 20:30 qui a via Belzoni 9, radio. Esatto, a Cadoneghe. Sì. Perfetto, vedrò di esserci. Perfetto. Ok, grazie. Arrivederci, ciao. Ciao, ciao.
No, è importante questo, perché in realtà anche quando Francesco parlava dei riti, il rito è una cosa importante, sì, per la singola persona, capisce? E essere toccati o essere offesi all'interno del rito è una sì, cosa che colpisce moltissimo. Allora noi cerchiamo di evitare questo. Naturalmente i nostri riti partecipano anche delle persone che dopo sono estranee al rito, esatto, cioè degli amici o delle persone che conosciamo che però non fanno il rito, cioè non sono obbligati al rito, stanno insieme nei momenti comunitari, per cui nei momenti comunitari si mangia, si beve, si scherza. Il rito è una cosa che appartiene ai sentimenti, alla struttura emotiva delle persone. Dopo possiamo fare le fotografie, possiamo fare tutto, sì, quello che vogliamo, ma quel momento è un momento preziosissimo per le persone, e le persone che hanno partecipato sia ai nostri dibattiti sia ai nostri riti sanno che il momento di intensità è limitato nel tempo. Perché? Perché dopo bisogna scaricare tutto, non possiamo farne a meno. Sì, no, ma infatti i rituali pagani, in quanto o anche della Vicca, sono sempre importanti, proprio perché sono tutti quanti, è ogni singolo che partecipa, cioè non esiste solo l'officiante, ma il rito è composto da tutte le persone che praticano questo rito, e di conseguenza è fondamentale che proprio ci sia un certo clima, una certa atmosfera, proprio perché le persone possono essere libere. Ciao, dimmi Gianpaolo. Ecco, volevo dirti, precisare una cosa: quando io faccio una carezza al mio cane o al mio gatto, o un albero, perché dove io, sì, vado a correre per i campi c'è un albero particolare, un gelso enorme spaccato, sai che i gelsi si spaccano, avrà un 200 anni, con tutti dei sassi buttano dentro. Io lo accarezzo, io vedo delle pioppe, sembrano delle gambe di donna rovesciate, questo vi farà ridere naturalmente, ma in quel momento, quando accarezzo il cane e il gatto, accarezzo l'albero, è un rito, è un rito, sì, così intimo, che non esistono religioni che possono eguagliare. Io dico una cazzata, va bene, io me la tengo questa cazzata, però non ci sono religioni che riescono a convincermi più di quella carezza che faccio a questi esseri, sì, e così anche al sasso. Però Gianpaolo, c'è un problema, Gli gesuiti hanno detto che gli animali non hanno un'anima. Sì. La trasmissione di questa sera alle 19 introdurrò con questo discorso, sì, poi continuerò con la mobbing e la stregoneria. Se esiste un Dio, può essere così imbecille? La parentesi, ditemi se può. C'era una giornata ieri e oggi che è qualcosa di straordinario. Un imbecille del genere deve aver creato una meraviglia del genere. Ditemi se può esistere un Dio così. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. No, ma difatti la pratica singola, nel senso dettata anche proprio dal proprio istinto, dalla propria natura, è sempre fondamentale. Sì, la relazione fra l'uomo e il mondo, no? Cioè, noi lo diciamo sempre, è importante osservare, comprendere, ma la capacità di osservare appartiene sempre a ogni individuo, a ogni persona, non può essere insegnata, può essere favorita, ti possono essere dati degli strumenti, degli elementi, ti possono dare delle notizie, ma l'importante è appunto sempre che ognuno agisca e che ognuno si comprenda, che ognuno si conosca. D'altronde il termine conosci te stesso è un termine che appartiene soltanto a una visione politeistica della vita, proprio perché dice soltanto conoscendo la realtà del singolo è possibile dare il tuo contributo alla comunità. E d'altronde tutte le religioni non monoteistiche hanno sempre al centro l'uomo, hanno sempre al centro la realtà, hanno sempre al centro la materia tangibile e toccabile, cioè nel senso le cose concrete, e hanno sempre soprattutto una cosa fondamentale, è lo sguardo, l'osservare, cioè il vedere, il percepire le cose. E se noi appunto non abbiamo questa cosa, se non abbiamo la capacità di osservare, non possiamo pretendere di elaborare nessuna cosa, perché la cosa fondamentale nell'uomo è quella di osservare, di conoscere le cose, è la conoscenza il nostro desiderio, la nostra possibilità. E d'altronde, visto che questa trasmissione è stata appunto dedicata al convegno Vicca, anche i Vicca che hanno una sensibilità non monoteistica sanno che questo è fondamentale, sanno che ogni persona ha la capacità di comprendere la realtà, di percepirla, di vederla, che ogni persona può celebrare il rito, che ogni persona deve celebrare un rito, che ogni persona si può legare agli altri. No? Vabbè, no, era solo un imbecille, sai, ci voleva, ci mancava. Esatto, nel senso che questa è la classica dimostrazione di come i monoteisti siano sempre all'altezza della loro stupidità, nel senso che non si smentiscono mai. È strano, in effetti, sì, è troppo lineare questa trasmissione. Sì, sì, infatti il fatto che ci mancassi in dirittura finale, ma anche per dare la dimostrazione della distanza che esiste
che esista, perché il monoteismo è la follia, la pazzia, e infatti una persona è soltanto capace come questa monoteista di raffrontarsi a noi con l'insulto. Ma d'altronde i monoteisti sono sempre poveri, sono sempre miseri. Sì, sai, ma d'altronde se volevamo poi inserirli nel repertorio della stupidità ci ha dato un ulteriore elemento. Ma difatti, come sappiamo, esiste, e anche molti relatori del convegno Vicca l'hanno messo in molte relazioni, la distanza e il fatto che non sia conciliabile. Cioè la Vicca non è conciliabile con il monoteismo, non è conciliabile con le religioni rivelate. Questo è stato detto non in maniera lunga, ma quasi tutte le relazioni hanno avuto questo accenno. Hanno parlato chiaramente della distanza che c'è tra il monoteismo e la Vicca, e che soprattutto sono visioni antitetiche, inconciliabili. Va bene, dai, noi l'abbiamo sempre detto fin dall'inizio che questo è lo scontro del futuro, il monoteismo e il politeismo della vita. Paganesimo. E più il tempo va avanti, più questa dimostrazione c'è, più proprio i tentativi di imposizione alla società, alla cultura, in ogni aspetto del monoteismo, di soffocare, proprio perché il monoteismo vuole soffocare la vita, l'esistenza del singolo, ci dà la dimostrazione di quanto sia fondamentale l'ambito religioso. Va bene, dai, porta pazienza Francesco, fra poco, prima o dopo qualcuno ci darà il cambio. Sì, ma vedi, il fatto che appunto noi da 7 anni da questa radio parliamo di paganesimo e parliamo di religione pagana o di religiosità pagana, e il fatto che in altri ambiti chi si avvicina a una visione come quella della Vicca e parli di religione Vicca è già un salto significativo, cioè significa che hanno inquadrato correttamente i termini della discussione, il tipo di meccanica che esiste nella nostra società occidentale, e che uno dei movimenti di trasformazione, di cambiamento, di liberazione passa tramite una visione religiosa antagonista, contraria, opposta, rovesciata rispetto al monoteismo. E il fatto appunto che anche la Vicca si avvii su questa strada da sperare per il futuro. Noi sono 7 anni che questo lo diciamo, e il fatto che in altri ambiti... Il 21 novembre entriamo nell'8º anno. Per cui fate un po' voi. 8 anni. C'è gente che è cresciuta ascoltando le nostre trasmissioni. È un po' incredibile. E in effetti, se tu pensi che una persona abbia 14 anni che ha cominciato ad ascoltarci, in certe famiglie l'hanno fatto, e adesso ha 21 anni. Per cui c'è gente che è cresciuta con le nostre trasmissioni. Beh, ci siamo accompagnati, nel senso che questo è stato fondamentale. E pensate appunto che dopo 7 anni che noi trasmettiamo, i cattolici in questi 7 anni hanno chiuso in bellezza questa trasmissione con gli insulti, che è l'unico che non aveva la capacità, cioè nel senso che non hanno mai avuto la capacità di confrontarsi, di scontrarsi, di essere capaci, ma di chiedere soltanto sempre la loro sottomissione al loro principio folle. Era una delle cose che ci proponevamo, no? Stanare le persone, cioè che le persone armassero i loro sentimenti e il loro amore per la vita, e uscissero dalle catacombe e manifestassero il loro coraggio, in fondo. Che poi quello che volevamo dimostrare anche sia col nostro linguaggio sia con le nostre affermazioni, che penso che siano state al limite della durezza, perché penso che nessuno in Italia abbia fatto questo, era dimostrare la fragilità del monoteismo e il niente su cui si reggeva la paura, insomma, di affrontare le cose, di chiamarle col loro vero nome. E questo lo abbiamo dimostrato abbondantemente, sì, con innumerevoli battaglie, insomma, dimostrando che in effetti avevamo ragione noi, cioè non solo noi abbiamo ragione in quanto affermazioni che facciamo, ma lo stesso sistema giuridico nei 7 anni in cui noi parliamo si è modificato nella direzione che noi auspicavamo. Perché delle sentenze della Corte Costituzionale che riconosce anche il luogo del culto della singola persona, beh, signori, è una cosa che 7 anni fa era assolutamente fuori di testa, eppure ciò è avvenuto, cioè, che è notevole, insomma, dobbiamo dirlo questo. Ora si tratta di persone che riescano a manifestare se stesse, a trovare la loro esposizione, anche perché non succede assolutamente niente, cioè le minacce, quando tu vai a scoprire il terrore che ti fa il mago di Oz e scosti la tenda, trovi il niente dietro, per cui ti fa solo paura soltanto se tu hai paura. Esatto. Se tu hai paura di affrontare la vita,
la vita ti fa in modo che tu abbia ancora più paura, ma se tu alimenti il coraggio nell'affrontare le cose, nel manifestare te stesso, scopri che in fondo si può vivere in modo di essere coraggiosa, si può vivere in maniera impavida, e in fondo non succede niente. E sì, lo sappiamo, qualcuno vorrebbe rialzare i roghi, qualcuno vorrebbe fare questo e quello, ma sono le nostre paure che rendono loro forti. Ma se noi non abbiamo paura, loro diventano sempre più deboli. E il sistema giuridico si rafforza, cioè si rafforza nei termini della libertà religiosa, della libertà dell'uomo. Per cui quello che volevamo fare in questi anni noi lo abbiamo fatto e tenteremo di continuare a farlo, Francesco. È certo che se qualcuno si dà il cambio, cioè sorgono queste forme, capisci, religiose, che vanno anche loro a rivendicare il proprio diritto religioso nel sistema sociale, beh, questo va a cambiare completamente quelli che sono i rapporti di forza, insomma. Sì, appunto, ma la queste... vita vince, cioè la battaglia del paganesimo è vinta, insomma. Sì, a questo punto, appunto, come appunto dicevo nel convegno, mi è piaciuto proprio quel richiamo alle persone di essere persone, cioè di essere realtà fisiche, concrete e materiali. Di non rifugiarsi o di nascondersi tipo nei nickname su internet o soldato su internet, ma di essere presenti giorno per giorno nella vita quotidiana, in ogni momento, in ogni circostanza, in ogni luogo e in ogni ambiente. Chiudiamo qui la trasmissione della magia, stregoneria e paganesimo. Sì, abbiamo sforato, ma Emanuele non è ancora arrivato. Adesso chiudiamo tutto quanto è arrivata e vi diamo appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. E giovedì prossimo ci sarà solo Francesco, io non ci sarò, e poi continueremo col discorso del Luther Blissed, quella presa in giro del, che è venuta. Ciao a tutti. Ciao. E a risentirci stasera. Ciao.